Questo programma vi è presentato da anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. L'ora esatta vi è offerta da Castello Paradiso del Re. E benvenuti e benvenuti carissimi amici all'ascolto in questa puntata speciale di Gianluigi Radio Vacanze, il programma che parla di turismo. Sono le 19.01 ed è una fantastica serata di giovedì 28 gennaio. Come sempre nella nostra tradizione ci volevamo avere la possibilità di raccontare il turismo alla radio, e chiaramente lo facciamo con tutti gli amici che ci seguono un po' da tutta Italia, e dando subito i nostri numeri per entrare in contatto con noi: lo 06 410 16 80 oppure lo 06 410 36 36 e l'SMS 320 46 87 503. Intanto salutiamo il nostro amico Fabrizio del Turismo Stellare, che ne parleremo fra un pochettino, e cominciamo subito, ragazzi miei, con una bellissima canzone, con la musica di Radio Vacanze, che scopre un po' in tutto il mondo quello che sono i pezzi più belli, gli originali, la musica che troverete durante le vostre vacanze, e soprattutto una grande storia di amicizia e di fedeltà tra noi e i nostri clienti. E ancora New For Me, una delle più belle musiche che abbiamo mai ascoltato. Questa l'ho scoperta a New York il 7 ottobre del 2012, quando appunto festeggiavo i miei 50 anni a New York. È un grande piacere ascoltare con voi New For Me. Vi aspetto per spiegarvi come fare il giro del mondo con un solo biglietto aereo. New For Me. Every step is light and it's free and it's Friday. As we get high, hold on to me and let's see where we go. Let's see where we go. This is new for me. I'm not used to falling so far that I can't control my heart. This is new for me. I'm not used to falling. So far, but I can't get you my heart. This is new for me. This is new for me. Oh. For this, all that I did, just left me with a broken heart.
This is new for me. This is new for me. Per Aspera ad Astra, Radio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo e Astronomy Italy vi presenta il turismo stellare. Viaggia con noi attraverso l'universo. Radio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo vi offre un San Valentino da urlo. Prezzo di partenza 99 euro a coppia. Appuntamento il 14 febbraio. E alle 19.06 torniamo in onda qui su Radio Vacanze dalla nostra agenzia Viaggio e Vedo che ci ospita, mentre loro prenotano, fanno biglietti e parlano con le persone, rispondono al telefono, noi siamo qui a disturbarli un po'. Bene, allora la prima risposta di oggi era la domanda come fare il giro del mondo con un solo biglietto aereo. Bene, questo è possibile, con tante compagnie sapete quando si riaggruppano un po', ognuno ha il suo network, che magari per l'Italia e la France, KLM, è la SkyTeam, per quello che riguarda la British, Iberia e altre compagnie americane è la On Group One World, ognuno ha il suo. Bene, il Go Round Travel Pass SkyTeam è praticamente un solo bigliettino che ti permette, quando mai hai hai preso un esame una questa realtà, con un solo bigliettino tu puoi girare fino a 15 paesi. È una cosa che sembra incredibile, ma no, è fattibile. Tutto questo che si può scegliere, dovete sapere che si parte dall'Aeroflot, l'Italia, la France, la China, la Delta, la KLM, la Kenya, la Korean, e chiaramente adesso anche la Saudia e ovviamente nell'ultimo tempo anche l'Eliad. Dunque sono talmente tante destinazioni, tante compagnie, ognuno il suo. Allora ovviamente ha un costo tra virgolette tra i 1700 e 2200 euro, però ti permette appunto con diversi scali, cioè atterri, fai tre notti per esempio a Seoul, poi magari da Seoul vuoi andare verso la China, no? Poi magari dalla China vuoi tornare verso Amsterdam per esempio. Ecco, ci sono diversi, si chiamano tariffe, sono delle tariffe un po' agevolate che permettono pure di aumentare il bagaglio, insomma, e poi ovviamente si acquistano miglia per poter fare altri viaggi. Questo appunto, le coppie per dire in viaggio di nozze che voglio fare per esempio, che vogliono vedere più posti nello stesso tempo, possono magari partire da 2.500 euro fino a 10.000 euro per fare un viaggio veramente di più di intorno al mondo, insomma tutto il circuito va fatto a tappe. Ecco, ci vuole un po', una persona magari te lo spiega, quindi l'itinerario insieme, concordare eventualmente appunto quanti giorni fare lì, quanti giorni fare in un altro luogo. Non è che è molto difficile, anzi è facilissimo. L'importante è comunque stare vicino alla persona che ti fa questa domanda. Ma è possibile comprare un solo biglietto per vederlo? Certamente sì, perché se dovete pensare per esempio che se uno vuole fare una tratta Roma-New York, da New York e poi passare in Corea, soltanto se farebbe così il biglietto costerebbe molto di più, perché diventerebbero tutti i biglietti singoli, mentre questo biglietto appunto il Go Round World Travel Pass di SkyTeam permette invece con un solo biglietto di girare almeno 17-18 paesi. È una cosa veramente incredibile, perché le destinazioni veramente si aprono all'infinito e devo dire che ne vale la pena. Pensate che 1057 destinazioni,
ha voglia di girare, magari uno vuole divertirsi, insomma, ecco, l'importante è capire quello che si vuole e soprattutto come acquistarlo. A proposito di come acquistarlo, voglio farvi sentire, come dicevamo prima, la verità sugli spot che si sentono in televisione. Ecco, questo, ascoltate subito questo e poi rientriamo in trasmissione, ve lo spiego meglio. Quando voli all'Italia, scegli affidabilità, qualità e tutti i servizi che desideri. Oggi a prezzi imbattibili. Italia, da 39 euro tutto incluso, anche il bagaglio. Acquista entro il 30 settembre su alitalia.com. Alitalia, scegli come volare. Eh sì, è un bello spot, è andato in onda fino allo scorso settembre, questo ve l'ho preso così per esempio. Allora, come avete sentito bene all'interno dello spot, ti dice che è possibile partire con fino a 39, da 39 euro a tratta. Intanto, quando parla di 39 euro a tratta, significa che se io vado per esempio da Roma a Venezia, la cosa più banale, se è 39 euro a tratta, mi devo fare 39 più 39 eventualmente per il ritorno, perché queste tariffe sono convenientissime, ma hanno chiaramente quelli che sono dei piccoli vincoli a fronte di magari un grosso vantaggio. Ovvero, sono disponibili su posti limitati, magari con i primi voli del mattino o comunque voli che sono magari un po' più difficili da riempire. Ma se la persona appunto si adatta a quelle che sono quelle richieste particolari, sicuramente risparmia tanti soldini che non fanno mai male. Ecco, una cosa veramente bella è anche cercare appunto di capire se quelle tariffe poi comprendono il bagaglio, non lo comprendono. Tutto questo potete anche chiederlo appunto scrivendo qui a gianluigi@viaggiaveto.it o mandare un sms al 320 46 87 503 e sicuramente avete poi la vostra risposta. Ma io dico sempre, quando prenotate, quest'anno prima di fare la valigia ascolta Radio Vacanze, il check-in per le mete migliori prima e dopo le ferie. Ecco, come dice Alessio Maria Maffei, il nostro vocalist della radio, ascoltate Radio Vacanze sia prima che dopo le ferie, perché ovviamente è un vantaggio per tutti. Un vantaggio come quello che vi racconterò subito dopo aver fatto ascoltare l'altra musica di Radio Vacanze, Pietro Romano, Venite a Roma. Con Oscar e una ciabatta per i vicoli di Roma, io cammino sopra un filo di fantasia e non so mai stato avvezzo a vestirmi un sol colore, mi porto presso la miseria e la nobiltà. Faccio piove caramelle sopra i tetti di sta città. Si senti una carrozza passa, corre che presso e monte Gesù. E non è un vizio di vanità, sogna me il sangue blu e ce l'ho scritto in faccia. Mi ricordo da ragazzino inventarmi l'acqua calda oppure una fiocca come un papa quanto per me, e andavo presto alle illusioni che mi riempivano la testa. Se va. E sì, la notte s'ammanta il cielo, la buona stella me la so trovare. Si senti una carrozza passare, corre appresso e monte Gesù. E non è un vizio di vanità, sogna me il sangue blu e ce l'ho scritto. So, er conte cacchia, per tutti quanti
nel conte d'Achia. Beh, tutti quanti sono il conte d'Achia. Aderisce alla campagna di Radio Vacanze La cultura non ha prezzo, assistendo agli spettacoli della rassegna Monologando e dialogando insieme nei sabati pomeriggio da gennaio a maggio 2016 presso i teatri Laura, Le Sedie e Kairos. Il biglietto te lo rimborsa Viaggio e Vedo. Altre informazioni sul sito www.communicationswave.eu. Questo programma vi è offerto da Le Foto di Enrico. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Eh sì, anche abbiamo anche un fotografo tra i nostri amici ed è anche bravissimo. Oltretutto è una persona squisita, anche la correttezza verso i clienti. Spesso e volentieri noi, quando ci chiedono consigli su come trasportare una macchina fotografica durante il viaggio o comunque che tipo di scheda usare, insomma, ecco, tutto ciò che riguarda il mondo della fotografia li mandiamo da Enrico, perché comunque anche per noi è importante avere partner affidabili, e questo è uno dei nostri obiettivi, insomma, ecco, come le persone che si rivolgono a noi hanno voglia di sicurezza. Oh, la sicurezza, questo è un tema veramente veramente delicato, perché ovviamente si va a incidere un po' sulla quella che è la, appunto, la voglia di capirci qualcosa. Bene, allora lo facciamo subito, preparatevi un po' a ballare con me, perché lo facciamo a ritmo. Allora, le compagnie più sicure al mondo, i consigli che ci illumino pertanto per scegliere, importante al di là delle nostre attenzioni, quello che ci dice l'amico sotto casa o la persona che fino a ieri magari faceva il fornaio e adesso è diventato un esperto. Bene, al di là di tutto questo, le compagnie più sicure al mondo, c'è anche veramente un bellissimo sito anche da consultare, ma basta scegliere in questa maniera, sull'eccellenza in alta quota e soprattutto il servizio che ti offrono, stare comunque attenti, perché sono oltre 407 le linee aeree prese in osservazione da Airline Ratings. Praticamente conquistano 7 stelle, ma non c'è tutti allo stesso punteggio. Beh, ma andiamo a vedere. Comunque al primo posto a pieni voti per il terzo anno consecutivo si posiziona la Qantas Airlines, la compagnia australiana. Complimenti, anche perché vedo che John Travolta ha fatto veramente addirittura un selfie, un video per conoscerlo. E poi ancora la New Zealand, la compagnia della Nuova Zelanda, fantastici quei territori, veramente qualcosa di eccezionale, tutti va a prendere soltanto per vedere quei posti. E poi al terzo posto c'è l'americana Alaska Airlines, e ancora l'indagine continua, ci sono diverse compagnie, pressoché in ordine alfabetico possiamo citare l'American Airlines, la Cathay Pacific, l'Emirates, l'Eliad, che oggi è parte dell'Italia, l'Eva Air, la Finnair, la Hawaii Airlines, la Japan, la KLM, la Lufthansa, la Scandinavia Airlines e così via. E un'altra cosa molto importante anche per quello che riguarda invece le low cost sono, anche queste sono state un po' guardate, devo dire che con buona sorpresa l'Air Lagos, la Flybe e United K Express, anche questa è buona, la JetBlue Star Australia, la Thomas Cook, la TUI, la Virgin America, la Volaris and WestJet. Al contrario invece c'è anche sempre su questo sito che adesso vi do, preparatevi a scrivere, il sito è Airline Rating, scritto Airline e Roma Ancona Torino Imola November Genova Savona.com. qui potete trovare tutto quello di cui stiamo parlando. Vi sembra facile? No, non lo è, ma comunque è possibile sincerarsi, soprattutto quando si vuol conoscere. Ma comunque ricordatevi che qui a vostra disposizione c'è la Viaggio e Vedo. Gianluigi, a me mi fa veramente piacere essere a vostra disposizione per darvi i consigli, ma i consigli come facciamo sempre, di quello anche che facciamo noi. Sentite che cosa abbiamo preparato con Alessio Maria Maffei. Ascolta Radio Vacanze, scopri il giusto prezzo per partire a Natale e Capodanno, ponti ed il benessere da 99 euro a coppia. Radio Vacanze, solo buoni consigli. E solo i buoni consigli che vogliamo darvi, quelli che appunto vi stiamo dicendo. E a proposito di buoni consigli, avete mai pensato che cosa vuol dire farsi un aperitivo prima di partire a bordo? Beh, sicuramente qualcosa di bello. Qualcosa di bello che possiamo anche ascoltarci con la nostra amica
analcolico di Millionaire Blonde, una delle tante artiste che abbiamo conosciuto durante il nostro percorso. È veramente una bravissima ragazza con una voce splendida, una voce appunto che fa sognare già ancora prima che si versa il primo bicchiere e si comincia a volare in quota. Millionaire Blonde alle 19:21 qui su Radio Vacanze, stai con noi. C'è chi gioca a risico, mille sigarette fumate a metà, discussioni sterili, le tue scuse inutili, un'ora di ritardo e mi chiedi come va. Analcolico e bicchiere sul tavolo, mi racconti storie parlando al telefono, la metà di un uomo è si vede da al tavolo, scioglimi i capelli, prova a dirmi no, eppure così semplice non sarò tua complice, né quel soprammobile che sposti come vuoi. Analcolico il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono, sei metà di un uomo, lo vedo da io fisso il telefono, sei metà di un uomo, si vede dall'abito, analcolica, spengo il microfono, analcolico il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono, la metà di un uomo si vede dall'abito, analcolica. Ballo sul tavolo, analcolico, il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono, la metà di un uomo si vede dall'abito, analcolica, ballo sul tavolo. E Radio Vacanze vuole fare gli auguri a Moldovan per i suoi 50 anni, un carissimo amico, quelli che veramente ne hai bisogno nella vita. Oltre chiaramente a tutti i ragazzi che ci seguono, come Maria Angiotti, Orlando da Fermo, Danilo, Lella, Santina e Antonella da Radio Vacanze, appunto qui dal gruppo Facebook 1962. Ragazzi, sempre insieme, divertiamoci su Radio Vacanze. Di starti accanto, posso
faceva brillare te. Possiamo volare se stiamo insieme, guardandoci negli occhi poi scopriremo una realtà. Possiamo toccare questo nuovo sole, se solo tu mi stringerai io saprò volare. E pensando ascoltando i tuoi silenzi capisco che Alessio. Dimmi John. Ma l'hai sentito le ultime novità di Radio Vacanze? No. Sono quattro volte che te lo dico. Mi è andata l'odorino, eh. No, è un attimo, una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze. Solo pure emozioni. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti porta al Carnevale di Viareggio. Dal 20 al 21 febbraio, bus di andata e ritorno, sistemazione in hotel a 5 stelle, mezza pensione e visita a Pietrabuona a soli 149 euro. Il prezzo non è uno scherzo. E non è uno scherzo, non è, carissimo, ci ascolto da Gianluigi Radio Vacanze, sono le 19.28 di questo giovedì 28 gennaio, è una splendida serata. Ho qui a fianco a me, lo farò intervenire tra poco, il nostro amico Fabrizio Marra, che ci spiegherà il turismo stellare. Preparatevi, tenetevi attaccati alla sedia, allacciate le cinture che si parte. Intanto vi voglio far conoscere una bravissima persona, Angelo Sgreccia, il titolare del castello Il Paradiso del Re. È, come diciamo noi nel gergo, veramente una persona tosta, una persona bravissima che lavora tantissimo per i suoi clienti, ma ve lo voglio far sentire da sua voce. È venuto a trovarmi in agenzia sabato scorso, una grandissima sorpresa, ovviamente grande bottiglia di verdicchio che io dedicherò al mio amico Moldova. Quando ci rincontreremo gli darò la bottiglia di verdicchio per il regalo per i suoi 50 anni. Intanto ci sentiamo Angelo Sgreccia, Il Paradiso del Re. Questo programma vi è presentato da Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Il Paradiso del Re, anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Buongiorno a tutti da Gianluigi Radio Vacanze. Oggi è sabato 23 gennaio, sono le 11.30 e con me c'è Angelo del Paradiso del Re. Perché parlare di questo castello medievale del 1200? Bene, in questi momenti in cui l'amore vince sempre, l'avvicinarsi di San Valentino, io ho voluto fare questa sorpresa ai nostri amici all'ascolto. Angelo, benvenuto. Grazie Gianluigi, è un piacere essere nella tua agenzia. Vi porto i saluti dal Paradiso del Re, Castello di San Pietro in Musio, Country House. Ecco, appunto, è molto semplice la tua presentazione, ma vi posso dire che il suo castello invece ha qualcosa di particolare. La cosa più bella che da capire è che sono tutte le camere sono completamente affrescate dal maestro Bruno D'Arcevia, un pittore contemporaneo
che ha molto famoso e ha anche avuto l'incarico per la ristrutturazione della cattedrale di Notre Dame, appunto, come diceva Angelo. E tu passare una fine settimana con la propria compagna in queste stanze, appunto, dà il piacere agli occhi e agli animi. Non la fortuna di poter conoscere e scoprire questa realtà, perché sono quei posti dove ti ci devono portare, ti ci devono accompagnare, ed è questo che Radio Vacanze fa insieme a nostro amico Angelo del Paradiso del Re. Una cosa molto importante è anche la possibilità di raccontare la nostra cena e serata che fa dalla re e la regina, appunto, come mi suggerisce Angelo qui che è vicino a me. Allora io faccio una cosa ancora più bella, in questi prossimi minuti, per questo prossimo minuto la faccio raccontare ad Angelo. Angelo, come si svolge la serata al Paradiso del Re, la re e regina? Allora, innanzitutto abbiamo ristrutturato questo castello del 1200, dove c'è un ristorantino solo per due, con gli abiti d'epoca in realtà uno si cala nelle vesti reali da re e regina, con i camerieri in abiti d'epoca, e c'è tutta la serata per lui. Poi abbiamo delle stanze a tema, 8 stanze, e la novità, c'è anche un ristorantino per 30 persone. Una cosa di quella veramente eccezionale, un'idea della classica imprenditorialità italiana, ma volta al servizio delle persone. Questa è la forza di Angelo e della sua famiglia, quelle classiche ambienti, aziende familiari che rendono partecipe la persona. Qui a pochissimi chilometri da Roma, ma anche dal centro Italia, da Milano, è veramente, vale la pena passarci un fine settimana. E questo posso dimostrarvelo anche con le proprie offerte che prepara Angelo, ma ve lo dico subito dopo aver ascoltato la nostra amica Millionaire Blonde, Una bugia, il tema degli innamoramenti, ma a San Valentino non ci sono più bugie. Millionaire Blonde, Una bugia. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni.
E quali sono le emozioni migliori di un weekend romantico a San Valentino nel castello Il Paradiso del Re Arcevia? Come ho sempre detto, la qualità dei servizi e l'accoglienza, che è quello che fa la differenza. Il pacchetto di San Valentino, come sempre Angelo, per i amici di Radio Vacanze, i clienti della Viaggio Vedo, lascia lo stesso prezzo tutto l'anno. Perciò 3 giorni, 2 notti in questa splendida struttura del 1200 vengono solo 170 euro a persona, con inclusa una cena di quelle veramente che non vi dimenticherete mai, perché la forza della cucina di Angelo, Il Paradiso del Re, è quella fatta in casa, quella di una volta, dove c'è ancora la nonna che stende la pasta e poi passa tutto sui fornelli della denominata cucina del Paradiso del Re. Credo di aver detto giusto, no Angelo, è così? Perfettamente, la qualità, la genuinità è la cosa migliore, che sarete coccolati a tavola nelle stanze. Venite da Gianluigi, che vi preparerà il pacchetto adatto per voi. Portate la vostra fidanzata, la vostra moglie, che ci sopporta tutti i giorni. Fategli un bel regalo. Grazie. È un piacere. La semplicità, mi piace questa nostra chiacchierata, appunto perché si vive nella semplicità delle cose, la semplicità delle persone. Bene, io come sempre, quando vengono a trovarci le persone in agenzia, alla fine della nostra intervista dico sempre: Radio Vacanze, solo buoni consigli. Ovviamente solo buoni consigli. Allora ragazzi, vi aspetto in agenzia per tutte le informazioni sul weekend Il Paradiso del Re, la serata Re e Regina e soprattutto Angelo Sgreccia e la sua stupenda famiglia. Un abbraccio a tutti e a risentirci alla prossima intervista con Gianluigi, Radio Vacanze. Ciao! Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, vi offre un San Valentino da urlo. Prezzo di partenza 99 euro a coppia. Appuntamento il 14 febbraio. Dolce Tamara, per noi su Radio Vacanze. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. Been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the things I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. Dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I patient.
Per Aspera ad Astra, Radio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo e Astronomy Italy vi presenta il turismo stellare. Viaggia con noi attraverso l'universo. Eh sì, è la volta di Fabrizio, è la volta di Fabrizio Marra, turismo stellare, sotto la musica di Barbados, le stelle viste dal mare dei Caraibi. E buonasera Fabrizio, vieni qua, attaccati al microfono e racconta come si vedono le stelle. Luigi, buonasera radioascoltatori, io sono Fabrizio Marra, founder di Astronomy Italy, e Astronomy Italy si occupa di trovare i luoghi e di esperienza di viaggio ovviamente all'agriturismo l'imposto, uno delle tante strutture, ma la cosa dovete un po' metabolizzare. Questo ragazzo si studia le mappe stellari, non è che si mette là così. Dunque Fabrizio, se te le studi poi dopo le devi spiegare. Ed ecco questo, questa è una novità, appunto, perché come si dice sempre, fare turismo significa anche questo, imparare ad ascoltare le novità delle persone, e questo la dice lunga sull'esperienza di Radio Vacanze, dove appunto a nuovi amici si aggregano sempre alla nostra opportunità che non finisce mai di stupire. Allora Fabrizio, ti ringrazio di essere stato con noi, volevo farti salutare i nostri amici d'ascolto e dare appuntamento al prossimo contatto con le stelle. E grazie di essere stato con noi, adesso è un po' timido ma lo scaferemo alla nostra maniera, Fabrizio, carissimo amico, ed è soprattutto una grande fan di Radio Vacanze, questa è la cosa più importante, che ha portato a una collaborazione veramente importante, perciò come dico sempre io, state con noi perché... Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. E scusate se poco, queste sono le informazioni che diamo in maniera veramente, veramente importante. Ovviamente mi scuso con chi non abbiamo potuto trattare tutti gli argomenti, ma vi raccomando, mandate un'email a gianluigi@viaggiovedo.it per avere tutte quante le altre informazioni sul turismo stellare, sul San Valentino, sulle strutture che proponiamo, e questa, come si dice, è una delle nostre priorità per dare una fantastica novità al turismo, cosa che non è da poco, via, diciamo questo, non è una cosa che si può improvvisare, mentre invece si può improvvisare di incontrarci sotto le stelle il prossimo mercoledì. Ciao a tutti, ringrazio di essere stati con noi, un abbraccio e buon fine settimana. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.